Benvenuti e bentornati sul canale, altra parte video preferiti. Io non so se questa sarà la prima parte video preferiti del canale o sarà la seconda, perché c'è in corso un sondaggio su Instagram, qua trovate il mio nick se ancora non mi seguite, per decretare quale parte uscirà prima. Nel caso, comunque, breve spiegone, poi sicuramente gli altri non ci sarà bisogno. In questo video preferiti vi mostrerò i preferiti del mio scorso anno, quindi 2018, comparati con il 2019, per vedere cosa è cambiato, cosa mi piace ancora, cosa ho trovato ci sia qualcosa di meglio, cosa sia in evergreen e le nuove scoperte. Ecco, quindi partiamo dagli occhi. Alcuni dei prodotti ce li ho questo in questo momento, ma non vi farò vedere palette perché anche quello secondo me merita un video a parte. E quindi partiamo dal primer occhi, che non cambia da anni, da quando ho aperto il blog, ma anche da prima, ed è il Primer Potion di Urban Decay. Questa è la confezione che è quasi finita, ogni tanto riesco ancora a recimolare qualcosa. Questa è la nuova, che mi è stata mangiata dal brand. Io non sapevo se era acquistarlo o meno, perché volevo provare qualcosa di nuovo. Ho detto, proviamo, dai, facciamo le beauty blogger serie. No, alla fine si è stato scelto per me, cioè, perché buttare via o lasciare in aperto un primer che comunque ti piace e ami da sempre? Allora ho deciso di aprirlo e di utilizzarlo. Fin tanto sto finendo questo, li alterno nel loro uso, ma questo almeno mancheranno due applicazioni. E secondo me è il migliore, se avete la propria oleosa, secondo me è il migliore. Non ho ancora provato altri primer, a parte... No, ho provato altri primer. Vabbè, il correttore di primer non mi piace. Il Paint Pot, io avevo quello di Nabla, tipo simile Paint Pot, me non mi faceva proprio impazzire. Poi ho provato Too Faced, non fa per me. E cosa ho provato ancora di primer? Kiko? Neanche. Questo secondo me per ora è il migliore. Fenty, ne parlano bene o male, forse proverò P. Louise. Vedremo. Comunque per ora c'è questo, finché non li finisco continuo a usare questi. Poi io controllo sempre dal mio quadernetto per sapere cosa c'è, cosa non c'è, cosa ho preso, cosa non preso, in sintesi, perché poi vedo, ah, questo non l'ho preso, perché te lo sei dimenticato da qua sopra? Per dirvi che... Matita occhi preferita, ok, matita occhi preferita non è cambiata, matita occhi nera preferita, scusatemi, la mia nera preferita dovrebbe essere qua, ok, sì, è la Clubbing Black Pencil di Waterproof di Bourjois, è un preferito ancora quest'anno. Allora, sto cercando di sfruttare altre matite nere, quindi è un attimo abbandonata, però come sta su lei, come non si muove lei, come si fissa lei e dura a lungo lei, non c'è nessuno, e costa tipo 8 euro, è meravigliosa, io l'adoro. L'altra matita che sto utilizzando al momento, solo per darvi una cosa, per parlarne magari più avanti, è questa qua di Kiko, la Green Me, è molto morbida, la uso come base smoky, la voglio finire, però non è bella come questa, quindi questa rimane un preferito. La ricerca matita nera per me si conclude qui, dopo anni di una matita nera decente, lei è quella perfetta. L'anno prossimo troveremo una più bella? Chi lo sa, lo scoprirete solo seguendo il canale. Comunque per ora Clubbing Black Pencil Bourjois. Poi altre matite, passiamo a matite sempre occhi, che mi sono piaciute quest'anno, mi è piaciute un sacco. Ne ho già parlato in altri video preferiti, forse in quelli di agosto o dell'estate. Controllo e vi metto il link giusto. Sono le Off Tropic Pro Liner nelle colorazioni, queste me le scordo sempre, Rainstorm, Pineapple Punch e Bamboo. Bamboo è quella che indosso nella rima interna in questo momento. Bamboo è la mia preferita e la più usata. L'ho scoperta matita verde, così verde negli occhi mi sta molto bene. La blu è la punta di blu giusta che mi mancava, e anche il giallo è meraviglioso. Mi ha regalato le mie migliori amiche, lo dico sempre, ma è sempre lì l'emblema del regalo beauty perfetto, perché io non ero sicura, le desideravo e adesso le amo. Se volete delle matite colorate, loro sono davvero perfette. Poi, altre cose. Sopracciglia.
Non è cambiato molto, nel senso, l'anno scorso vi ho parlato delle mie Bro Pomade. In questo momento ne trovo solo una di due perché io le alterno in base anche a come voglio le sopracciglia. Quella di Mulac è un po' più secchina, però mi permette un tratto più preciso. Questa qua invece di Paula P è un po' più densa e quando voglio fare più veloce e mi serve anche magari come base smoky per uno smoky marrone, uso questa qui nella colorazione 02. Non sono cambiate, anche perché non metto di comprare un'altra Burr Pomade, visto che ce l'ho già. Come invece altro prodotto, oltre alla Burr Pomade, che mi piace tantissimo per fare sopracciglia, ho questo gel di Catrice, che sostituisce il mio Brow Model di neve, che sicuramente riacquisterò perché lo preferisco a questo gellino, anche se non è male, ma me lo ricordo più carino, anche se il Brow Model di neve è molto più bello quando inizia a seccarsi, come se fosse un mascara. E altro prodotto che purtroppo non ho qua, ma che è stato un assoluto preferito, riscoperta dell'anno, è la matita, la Goof Proof Brow Pencil di Benefit, che l'ho comprata per mia madre. L'ho utilizzata più io che lei, ovviamente. Quando l'ho riscoperto, ho detto: ma che bella, punta angolata, pennino meraviglioso per pettinarle. L'ho finita e sono ancora in lutto. Non so però se ricomprarla prima finisco un po' di matite, perché adesso ho un po' di matite sopracciglia da finire e magari ci ripenso. Comunque, secondo me, i prodotti per le matite per sopracciglia Benefit rimangono sempre dei prodotti meravigliosi, meravigliosi. Sì, costano tanto, ma sono meravigliosi. Comunque, procediamo, procediamo, abbiamo momento mascara, ritroviamo un preferito dell'anno scorso e una nuova. Perla, preferito, perla. Preferito, l'anno scorso vi ho parlato di questo mascara di Maybelline, che è Lash Sensational, delle orecchie sensazionali, è sempre un preferito, io l'ho riacquistato perché non vivevo senza di lui, sinceramente, mi piace molto sia da solo sia in combo, da qualche mese lo sto utilizzando, adesso se trovo la sua combo, con il Prevention di Urban Decay, perché questo è allungante, volumizza leggermente, questo è volumizzante e incurvante, quindi insieme sono top. E altro mascara che mi è piaciuto moltissimo, che ho scoperto quest'anno, è il Black Bubble di Neve, sempre un mascara sempre un prodotto Neve Cosmetics che si paragona a un prodotto senza siliconi, ma performance da prodotto siliconico. Secondo me a fine giornata si sgretola un pochino, ultimamente lo sto notando, è molto bello, volumizza, ha uno scovolino che secondo me assomiglia un sacco al Better Than Sex, che è uno dei miei mascara preferiti della vita, che però non devo ricomprare perché sennò mi riempio la casa di mascara. È così, vedete, a clessidra, e quindi fa le ciglia perfette come piacciono a me. In questo momento sulle ciglia finte, però sotto ho messo lui per dare una buona passata e una mano a questa parte, soprattutto quella interna, prima di applicare le ciglia finte. Sapevo che mi sarebbe caduto. Comunque, a proposito di ciglia finte, io ho imparato a metterle bene e con frequenza quest'anno. Parliamo delle mie ciglia finte preferite in assoluto. Queste qua che ho su sono le Brigitte di Misao da Milano. Sono bellissime. Le ho tagliate perché il mio occhio non permette di avere una ciglia finta sempre come la trovate nella scatolina. Se non vanno bene, se qua sono troppo lunghe, si taglia la parte esterna e le customizzate in questo modo. A me piace un sacco perché fanno l'occhio bello allungato. Sono le mie preferite. Hanno una banda non spessa, però essendo a effetto 3D, le sentite di più. Però sono bellissime, sono le mie prossime ciglia capodanno, perché sono proprio belle. Altre ciglia preferite, queste costano 6-7 euro, quindi comunque economicissime, ovviamente finte, sintetiche, non ho ciglia mink. Queste qui sono di Prima, costano 1,50 euro, sono meravigliose. So che esistono anche la versione più ancora più drammatica, ma già queste sono bellissime. Si chiamano Flutter. Questo è come sono. Sono molto leggere, ma fanno un effetto bellissimo sull'occhio. Sono più naturali. Ne ho usate un sacco. Questo è il secondo paio che prendo. Proverò anche le Double Flutter, ma secondo me la qualità delle ciglia finte di Primer non ci credevo, perché quelle che avevo visto la prima volta da Primer, che non mi piacevano proprio plasticose, invece queste no, sono proprio belle. Cioè, preferite in assoluto, non ci sia un preferito con cui confrontare l'anno precedente, perché l'anno precedente non usavo ciglia finte, quest'anno le uso. La mia cola preferita è la cola di Primark. Mi sto impegnando a utilizzare quella di Mesauda, che a volte mi piace, a volte no,
Ma la mia colla preferita è quella di Primark. La 2 la odio. La 2 l'odio. Ne ho una. La odio. Non ci posso fare niente. Non lo so usare io. Non mi piace. Si secca troppo facilmente e o attacca subito e non la sacchi più. Quindi faccio una fatica immensa. Devo utilizzare per forza il bifasico. Oppure non si attacca. E fa strato. Non mi piace. Ora passiamo all'ombretto mono preferito. L'anno scorso il mio ombretto mono preferito era lui. Garden di Colourpop, quando ancora Colourpop non mi aveva cercato di far pagare 15 euro di dogana per 10 euro di pacco, ed è meraviglioso. Swatch al volo, non so se capite, è un triochrome proprio bello, meraviglioso, con questi riflessi verdi, aranciati, dorati. Bellissimo, l'ho usato un sacco nel 2018, l'ho un po' abbandonato, mi spiace, lo devo ripescare, ma gli ombretti mono preferiti di quest'anno sono due e sono di Makeup Geek, perché quest'anno io ho scoperto gli ombretti di Makeup Geek adesso, quando tutti l'hanno scoperti 20 anni fa, io l'ho scoperto adesso. Questo è un mio ombretto passepartout ed è Mesmerize, che vi ho fatto già vedere in, credo in 350 video, ma è sempre bello rivederlo, ed è questo. Top grigio con delle perlescenze lilla. Lo so che così sembra l'opposto di come mi truccherei io, ma in realtà è molto bello. È molto neutro e però fa la sua bella figura, anche se messo con matita colorata, cioè basta poco per renderlo wow. Altrimenti è un bellissimo ombretto neutro, non il solito ombretto troppo chiaro che trovo che mi stia malissimo, tipo gli ombretti rosati, gli ombretti luminosi, quasi illuminanti sulla mia palpebra da soli, non stanno bene, invece lui sì. Perfetto. Altro ombretto che avrei dovuto avere qua subito, ma non ce l'avevo, è Limelight, sempre di Makeup Geek, ed è questo color lime, bello, meraviglioso, un lime acceso bellissimo, nei trucchi verdi che sono la mia passione. Anche se ne vedete molto sul canale, prometto che farò un video con un make-up verde su, ed è bellissimo, davvero bello. Sono contenta di averli acquistati, l'ho pagati nulla perché erano in sconto su Beauty Bay con i saldi estivi, l'ho pagati tipo 1 euro, 2 euro ciascuno, e probabilmente troverò un altro rivenditore che li spedisce in Italia perché ho una lista infinita e finalmente posso usufruirne perché ho scoperto che mi piacciono. Passiamo a i glitter. Ho finito gli Stila quest'anno. Sì? Ho finito i glitter di Stila. E sono senza glitter liquidi. Sto ancora meditando se comprarli perché sono aumentati come prezzo. I miei glitter preferiti, ho qualcosa di simile qua davanti, no, ovviamente, sono i glitter di Mulac. Li avete visti in 3500 video, non sto a farvi vedere, secondo me i glitter di Mulac sono i migliori, davvero. Li sto riscoprendo un sacco. Li ho dentro sia nella Shakti sia nella Freak Show. Probabilmente vorrò prendermi una delle palettine piccoline, magari la Toxic. Mi piacciono un sacco. Anche la colla Elixir è stata una bella scoperta. Cioè, li avevo da un po', se sono più una riscoperta, ma se devo confrontare, sono una valida riscoperta. Ancora un sostituto di Pixie, non ho voluto prenderlo. Lo troverò? Forse sì, non lo so. Ancora sono indecisa se ricomprarli o meno, ci devo pensare. Erano favolosi, ma 30, 33 singolo e 35 il trio. Mi sembra un po' tanto. Io ho pagato 23, quindi devo pensarci. Passiamo a eyeliner. Eyeliner ho finito, quello dell'anno scorso, che era quello di Kiko. Era top, era bellissima, era uno dei liner economici più belli del mondo, mi piaceva un sacco, punta il feltro, perfetto. Quest'anno io ho provato un eyeliner solo, ancora, ed è l'Architect, no, non so se ho provati di più, l'Architect di LA Splash. Non è male, la punta è in setole, me l'ha consigliata la mia amica J4 Julia, e è un nero intenso, subito, questo è lo swatch, soltanto che a volte trovo che spanci ultimamente e mi si stampa un po' se non lo fisso. Quindi mi piace il tratto, mi piace tutto, ma pensavo di più.
Pensavo che mi piacesse di più questo eyeliner. Eyeliner che non posso inserire tra i preferiti, ma posso dire mi sto trovando bene, è l'eyeliner di Gaga. Perché questo effetto non me lo fa. Visto poi con lui non me lo fa. Dovrò testare ancora meglio la durata. Però non mi sto trovando male. Quindi è un preferito, ma forse neanche tanto. Io direi che era meglio Kiko. Probabilmente quando finirò questi due eyeliner lo riprenderò. Se non troverò l'eyeliner della vita. Però l'eyeliner della vita è quello di Kiko. Poi passiamo oltre. Cosa vi dico? Questa parte è stata tagliata tutta. Bene, ora che abbiamo fatto, ho controllato. Abbiamo. Passiamo alle parti labbra. Ora che abbiamo finito gli occhi. Credo di aver messo tutto, credo. Comunque, matite labbra, innanzitutto. Matite labbra preferite di quest'anno? E preferite da... Allora, come formula preferite da sempre, perché sono le matite di Neve Cosmetics. Più questa matita con matita Jolly, ovvero sia labbra sia occhi, era preferita anche l'anno scorso, sì. Ed è questa matita di Make Up For Ever, ma sono quelle con la punta... Con la parte centrale in legno, ovvero le color pencil. Io ho anche le acque XL che sono più a lunga tenuta, ma non si possono sfumare in breve tempo, cioè dovete sfumarle subito e non possono essere usate per le labbra perché si seccano sa un sacco. Questa invece è un po' più morbida, però comunque a lunga tenuta mi piace davvero tanto. È la colorazione 148 718 Fru Burgundy. Ho in mente che è 148, ma perché ho un altro ombretto o un'altra matita che ha questo stesso numero, quindi mi confondo sempre. Devo fare la scorta, ve lo dico sempre, non so perché non lo faccio, però è ottima davvero. Matite labbra invece di neve, parliamo delle correzioni più di quest'anno, sono le... Manca la quarta, sì, ma sono le pastello della collezione di tutti i marroni, le ho prese tutte, mi sono piaciute tutte, più Immortal. Immortal è la matita Jolly, è davvero il mio nude, faceva parte della collezione Super Heroine, era l'unico colore che mi piaceva tra tutti ed è il mio nude, è perfetto. E poi la combo migliore in assoluto è Immortal, Judgment di Nabla, dei rossetti in stick e questo gloss di Sensica che come se vi ricordate ho ricevuto a Cosmo, profilo LOL qua. Questa era la combo della vita e ancora la combo della vita di labbra glossate e nude, quindi con un però nude, non il nude come può essere questo, un nude un po' più scuro. Perfetto, davvero bellissimo. Poi, visto che vi ho parlato delle matite, facciamo il confronto tra i rossetti. Io vi ho parlato di 5 rossetti, io ho contato, va bene. Visto che vi ho parlato di matite, adesso parliamo di rossetti. Io vi ho parlato di tre colori in particolare di rossetti e in totale 5 rossetti tra colori e due o tre formule all'interno, parlando poi dei colori. Quindi partiamo dai colori dell'anno scorso. I colori dell'anno scorso sono il rosso, ovvero Uncensored Defense, l'ho fatto vedere già nel video declutter dei rossetti rossi che vi lascio dalle due parti. Era così bello, mi piaceva così tanto la formula che quando sono usciti altri colori io ho preso quello che mi piaceva di più, ovvero il marrone, e ho preso Unveil. Bellissimo, faccio vedere meglio così. È un marrone leggermente più freddo, proprio bello. Sì, mi piace sempre tanto come formula e anche questo come colore. Poi altri colori e altre formule. L'anno scorso uno dei rossetti preferiti è Diva. Diva è il rossetto preferito della vita, il mio primo rossetto MAC, quindi non lo posso togliere da questa lista, sarà sempre un preferito. L'ho usato meno, ma è sempre un preferito. E un altro preferito che mi piace un sacco la formula, ma che non ho approfondito, è Honeysuckle di Inika, che è un rossetto un po' più sheer, ma bello idratante e con delle belle perlescenze che dovrò riscoprire in altre colorazioni. Ho scoperto i matitoni, lo sto ancora testando meglio per potermene parlare. Poi, formule. Liquid Love. Liquid Love non sono cambiati, sono sempre i miei preferiti. Non ho trovato colorazioni quest'anno che sono uscite che mi sono piaciute tanto da acquistarle, ma al contrario mi piace un sacco da sempre la forma dei Creamy Love di Clio e finalmente ho trovato altre
colazione da acquistare, almeno una, però non avendone acquistate da tanto, perché ho solo MLBB, che declatterò, spoiler, ho Spice Rouge, è bellissimo, è bellissimo, è il mio colore, non vedevo l'ora che facesse un colore così. Probabilmente approfitterò ancora di alcuni giorni del pop-up di Clio per andare a vedere se c'è qualche altro colore che mi piace. Per ora io sono contenta di avere Spice Rouge e sono contenta di aver scoperto questa formula, perché la formula dei Creamy Love, per quanto siano cremosi, hanno una durata lunghissima e un buon copro sulle lambe, un ottimo comfort, quindi sono da provare. In colazione, adesso c'è un'ampia gamma di colorazioni che vi permette di trovare quella che può ispirarvi di più. Poi, sempre parlando di formule, abbiamo i Stella Lev che sono usciti, no, sempre tra l'anno scorso e quest'anno. Mi piace un sacco la formula, è bella idratante, bella confortevole, i colori sono molto pieni. Il mio preferito è Syrup Waffle, che è un nude caramellato, però volevo nominarveli per la formula. Poi passiamo a invece un colore che ho su adesso, ed è sia colore sia formula, ed è Neutral Rose di Bobbi Brown. È il mio primo rossetto in stick Luxury, mi è stato omaggiato dal brand all'evento di lancio perché Bobbi Brown è arrivato in Italia e io sto seriamente pensando di comprarne un altro perché è davvero bello. È bella la formula, bella la tenuta, mi piace davvero tanto. Sto aspettando, ci sono sul Fantastic, quindi lo potrei prendere in sconto almeno con un 20, un 22 e sto meditando perché non so scegliere il colore, ma questa formula è proprio bella, guardate com'è bello. Meraviglioso, non potevo non nominarvelo. Parlando di colori e di formule, abbiamo i This Is Me di Essence, bellissimi, sono a gambe di marroni, io adoro i rossetti marroni, ne ho comprati due, mi piacciono un sacco. Questo è il 16, ma ho preso anche il 17. Meravigliosi, non potevo non citarli perché hanno trasformato la mia estate. Sempre formule, vi ho già parlato di Judge Me. Uno dei miei colori preferiti invece è Allusive, che è la nuova formula. Questo non è Allusive, però infatti questo è Allusive. È questa nuova formula molto vellutata dei rossetti di Nabla. Bellissimo, questo colore poi è un nude leggermente caldo rossastro, che è super particolare, avete visto in 350 video, molto bello, non potevo non nominarlo perché è davvero anche questo preferito dell'anno. Ultimi due preferiti, allora, un confermato, ovvero i Super Stay Matte Ink di Maybelline, che sempre durano un sacco, sempre mi danno soddisfazione. Altro rossetto che mi sta dando soddisfazione in termini di durata estrema è il Provocalypse di Rimmel, che è arrivato qualche settimana fa in casa Bibi. Io non conoscevo questa formula, non è nuova, però è una formula davvero ottima, anche perché permette di utilizzare anche il gloss. Mi piacciono molto le labbra glossate, mi sono piaciute un sacco le labbra glossate in quest'ultimo anno. Permette di usare il gloss e di avere comunque la lunga tenuta, proprio per la formula doppia tra rossetto liquido e gloss sigillante. Meravigliosi, anche qua farò la scorta di nuovi colori. Ultimi due, formule. Kiss Me Make a Milano, ve ne ho già parlato, non mi dilungo, mi piace un sacco. E rossetto che è arrivato da poco, ma che io mi sento di nominare in questo video è Dark Art di Moolak, perché è il rosso di cui tutti avevamo bisogno, o meno di cui io avevo bisogno. Meraviglioso, bellissimo, io non potevo non inserirlo. Direi che abbiamo finito, sì. Ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao!